Benvenuti in questa puntata di Tecnofilosofia. In questa puntata torniamo a parlare di desiderio, visto che poi ovviamente più avanti parleremo di altre cose. Dovrei riprendere le tematiche su, appunto, ho fatto un video su Lenin. Però pensavo di lasciar passare del tempo più che altro per studiare ancora meglio quel tipo di argomento. L'argomento è quello che vedete appunto in, tra virgolette, copertina e vedete anche qui davanti, qui in questo schermo. Kant e il desiderio. Rapporto tra Kant e il desiderio. Poi ovviamente, cioè, questo è un argomento grosso, come dire, come al solito, si possono dire un sacco di cose, però noi incominciamo dalle cose che in parte ci siamo già detti, noi poi, diciamo, in questa lezione riprendiamo, cioè lezione, non è una lezione, è una puntata. Una puntata, appunto, una puntata di tecnofilosofia. Qui adesso. Allora. Anche se queste puntate sono state tutte sulla temi molto filosofici, poi torneremo a parlare di cose tecnologiche. Spero un giorno di parlare di cose un po' più legata a quello che danno un senso a questo nome. Vabbè, poi vedremo perché cambieranno tante cose nel tempo. Che cos'è? Allora, dov'è che Kant parla di desiderio? Beh, in realtà in tanti posti, però principalmente nella Critica della ragion pratica. Lì è dove Kant principalmente, diciamo, tratta questa tematica del desiderio. Nella Critica del giudizio. Però lui si esprimerà utilizzando il termine facoltà di desiderare, ma anche nella critica della ragion pratica in realtà c'è questo termine. Comunque in ogni caso tenete presente soprattutto queste due opere, la critica della ragion pratica e la critica del giudizio. E qui si vede appunto che il desiderio da questo punto di vista non è un problema di carattere puramente teoretico, è un qualcosa che riguarda principalmente il pratico. Perché, allora, diciamo che se noi prendiamo il desiderio dal punto di vista teoretico, cioè il discorso della critica di ragion pura, noi troviamo il desiderio nella Schwärmerei, nel discorso della fantasticheria, che però è qualcosa che secondo, diciamo, il filosofo classico, spetta appunto alla parte immaginativa. E come spiegava lo stesso Spinoza, una persona intelligente tende un po' a evitare l'immaginazione come qualcosa di nefasto, no? Questa è un po' l'immagine che hanno, diciamo, questo tipo di personaggi filosofici. Per quanto poi in realtà l'immaginazione, cioè, ha il suo ruolo, ma abbandonarsi all'immaginazione, cioè in quel senso non lasciare le immagini che scorrono e poi, come dire, farsi dominare da queste stesse rappresentazioni, in realtà quella è la cosa sbagliata, no? Mentre invece, appunto, l'intelletto è uno che categorizza, come dire, l'immagine, quindi poi, come dire, cioè abbiamo questa specie di fenomeno per cui abbiamo, appunto, l'applicazione del concetto all'intuizione, no? La formazione della rappresentazione, appunto, quello. Appunto, il tema principale della critica della ragion pura. Ma appunto, questo tema del desiderio, cioè, tolto questo discorso sulla Schwärmerei, che quello è il discorso teoretico, cioè, allora lì effettivamente possiamo trovare, da un punto di vista teoretico, il discorso del desiderio. Ma questo problema sarebbe più trattato laddove Kant, per esempio, parla di l'antropologia pragmatica, ecco, quel libro lì, esatto, dove tra l'altro ci sono dei capitoli sulle malattie mentali che possono essere interessanti. Tra l'altro, Kant, quando è diventato molto più vecchio, lui stesso ha sofferto di demenza senile, sono cose che appunto si sanno. E, mentre invece nella critica della ragion pratica, appunto, abbiamo il problema pratico. Quindi vediamo, Kant distingue due tipi di razionalità. La teoretica e la pratica, questo è importante, quindi è un'altra cosa, un altro tipo di ragione,
orientato appunto alla cosiddetta vita pratica. Lì gioca il ruolo del desiderio, duplice però, perché poi lui distingue una facoltà superiore del desiderare da una inferiore. Partiamo dalla facoltà inferiore del desiderare, quindi noi facciamo finta per il momento che la facoltà superiore del desiderare non esiste. E da questo punto di vista possiamo dire che nella critica della ragion pratica Kant sta dicendo che non è possibile, in alcun tipo di modo, fondare una morale sul desiderio. Quella sarà la tesi, ma noi dobbiamo arrivarci per gradi. Prima di tutto, Kant ci dà una definizione di desiderio. E qui è quello che abbiamo visto, credo, nell'ultima puntata in cui parlavo di desiderio, chiaro, poi nelle altre ho parlato d'altro, però. L'ultima puntata io avevo detto che appunto c'è una tradizione che tende a pensare il desiderio come mancante, no? In Platone il desiderio di solito viene descritto così. Il grande testo sul desiderio di Platone, c'è cioè il dialogo, mettiamolo così perché lui non scrive, cioè ci sono i dialoghi, poi ovviamente aveva la sua dottrina nelle sue lezioni, ma quello è un altro discorso. Quello che noi abbiamo di Platone sono i dialoghi, il dialogo sul desiderio e il simposio. Volete capire qualcosa sul desiderio? Leggete appunto il simposio. Tutto il problema, diciamo, è un problema. Perché appunto la tematica dell'eros, ok, quello è appunto il tema centrale del desiderio. Poi il desiderio viene preso, vabbè, in un senso più ampio, non si parla solamente di quello, intendo dire nel testo di Kant. E con Kant abbiamo, diciamo, una sorta di rivoluzione. Cioè, la prima volta che si incomincia a pensare al desiderio non come qualcosa che manca, ma come qualcosa che produce. Cosa produce il desiderio? Direbbe la psicoanalisi il fantasma, cioè la rappresentazione. Se noi ci pensiamo, infatti è quello, cioè il discorso, no? Quando desideriamo fortemente qualcosa, l'immagine mentale di quello che noi desideriamo, quello è un punto, un prodotto. Però, poi, come ho già spiegato in passato, tutta la tradizione deleuziana e quel discorso lì, che di una certa letteratura di sinistra, che sicuramente di cui fa parte diversi autori, tra cui anche appunto Jean-François Lyotard, riconoscono che il desiderio non si limita all'interiorità dell'uomo, ma non riconosce più la differenza tra l'interno e l'esterno. Di fatto cerca di bucare un certo limite e, come dire, andare fuori, verso il fuori. E questa è la schizofrenia, cioè nel senso il delirio è quello, no? Cioè a quel punto sembra che appunto tutta quella tua rappresentazione mentale là fuori. E tu vedi delle cose come fossero reali, poi in realtà non sono solo appunto allucinazioni. Ma capite che allora a questo punto il desiderio quello è. Cioè il desiderio vuole uscire dalla tua mente. E questo è un altro tema interessante. Ma nel caso di Kant non abbiamo questo. Lui, come ho detto, parla di malattie mentali in certi testi. Però bisogna leggere l'antropologia pragmatica, per esempio, per trattare di queste cose. In questo testo non parla di quello, cioè la critica della ragion pratica è un testo di morale che parte dal presupposto, cioè il vero soggetto della critica della ragion pratica è una persona che ha autonomia di giudizio, che si può considerare libera, che è maggiorenne, perché il malato di mente, secondo Kant, in realtà è appunto quello che non ha, che è ancora in stato di minorità. E che quello in stato di minorità, secondo Kant, è quello che ha ancora bisogno, diciamo, dell'assistente, perché se no non è autonomo. Capito? Raggiungere la maggiore età, in quel senso, non semplicemente avere 18 anni, quello non vuol dire niente, non vuol dire assolutamente essere veramente, cioè,
maggiorenni nel vero senso della parola e non essere quello stato di minorità e non fare la fine di Peter Pan, vuol dire, cioè, appunto, no? Pensare con la propria testa, essere autonomi, eccetera, eccetera. E poi prendersi le responsabilità, no? Sono te temi molto interessanti. Quel tipo di soggetto lì è il soggetto della critica della ragion pratica. E solo così ti puoi hai il soggetto morale. Perché ovviamente se non c'è, se una persona non è in grado di intendere, di volere, è inutile stare a giudicarlo, diciamo, moralmente. Lì intervengono altre cose. Appunto, dicevamo, il desiderio è produttivo. E si dice appunto che il desiderio è causa della realizzazione del suo oggetto attraverso la rappresentazione. Questo è più o meno il meccanismo, perché ovviamente. E qui abbiamo, cioè, due tipi di oggetti in Kant, l'object e il Gegenstand, tenendo presente appunto che il Gegenstand è quello reale e l'object è quello rappresentato. Il fatto che ci sia un oggetto che viene effettivamente creato, prodotto dal desiderio, però si riferisce ovviamente all'oggetto rappresentato, non a quello reale. Però quello reale. Cioè, come dire, se noi poi realizziamo effettivamente il nostro desiderio, poi ovviamente verrà anche quello reale. Chiaramente, solo che non è una cosa automatica, perché quello sarebbe appunto magia, in un certo senso. Come dicevo prima, se noi ci basiamo solo sulla facoltà del desiderare quella bassa, diciamo, cioè la facoltà, cioè quella superiore e quella inferiore. Se ci mettiamo su quella inferiore, noi possiamo dire che Kant nega la possibilità di esistere di una morale edonista, di una morale fondata sul desiderio e sul piacere. Non può essere. Lo fa attraverso i quattro teoremi. Quindi, come funziona, diciamo, il discorso? Primo teorema. Ciò che è strettamente soggettivo non può essere fondamento di una legge. Il desiderio, quindi, non è un fondamento dell'imperativo categorico. Non si esegue l'imperativo categorico perché si desidera qualcosa. L'imperativo categorico in realtà è fine in se stesso. E perché non può esserci il desiderio dietro, tra virgolette, l'imperativo categorico? Primo perché, cioè, il desiderio porterà con sé, cioè, diciamo, verso la soggettività, no? Ognuno desidera delle cose diverse, ognuno cerca la felicità in cose diverse, no? Come dire. E poi, in realtà c'è un altro problema. Il desiderio ragiona ancora in termini di mezzo fine. Cioè io non uso, a quel punto non userei l'imperativo categorico come qualcosa di fine a se stesso, ma per realizzare il mio desiderio, quindi non ci siamo. Il desiderio lo troviamo per esempio nell'imperativo ipotetico, perché nell'imperativo ipotetico abbiamo se desideri A, allora devi fare B. Questo devi fare B è subordinato al desiderio perché viene fatto soltanto con lo scopo di ottenere una certa cosa che noi stessi desideriamo. Il secondo teorema di Kant in realtà dice sostanzialmente che è impossibile fondare una morale sul desiderio se la intendiamo come una morale edonista, ricerca della felicità propria e del piacere, in quel senso, perché
sarebbe egoistica. Cioè, effettivamente, se io metto, pongo come motivo della mia volontà il piacere, il mio piacere, la mia felicità, come dire, allora vuol dire che io qualunque cosa faccia, la faccio per la mia felicità, per il mio piacere. Questo poi diventa di fatto problematico. Ma anche se io non lo facessi per la mia felicità, il mio piacere, ma lo facessi per la felicità e il piacere di qualcun altro, non va bene lo stesso per Kant, perché comunque sarebbe egoistico, perché io ho sempre qualcosa, come dire, se io faccio qualsiasi cosa, non come fine in se stesso, ma come mezzo per ottenere qualcos'altro, io lo faccio perché mi attendo una felicità o un piacere da quella cosa. Perché mi dici, ci sono due possibilità. O io veramente faccio le cose per gli altri perché mi interessa quello, e allora a quel punto, ok, cioè è un fine in se stesso, o altrimenti lo faccio perché magari, perché mi piace. Poi sì, uno potrebbe dire, non c'è nulla di male, mi piace stare con gli altri, aiuto gli altri, e boh. Però dal punto di vista della morale kantiana quello non va bene, cioè non è di fatto un comportamento egoistico. La terza legge dice che soltanto se si estrae dalla materia dell'agire, cioè dell'azione, è possibile non agire secondo la legge. Ma la materia è semplicemente la determinazione empirica, la determinazione empirica è proprio quello che noi ci aspettiamo quando noi agiamo seguendo il desiderio. E poi dice la quarta legge, soltanto l'autonomia della volontà può essere fondamento della legge morale. Ciò che ovviamente da una prospettiva kantiana, come dire, agire secondo il desiderio non è autonomia della volontà. Perché, come dire, la volontà dovrebbe essere determinata soltanto da se stessa. Ma, ammettendo che il desiderio siamo noi, facciamo finta che noi abbiamo, che il desiderio siamo noi, che noi controlliamo le nostre pulsioni. E che invece non ci sia l'inconscio, quel problema lì. Però il desiderio è sempre suscitato da un oggetto esterno, da una persona, da qualcosa, da una causa esterna. A meno che non ci sia un effetto di auto, per esempio come capita nei sogni, un'autoalimentazione. Però genericamente comunque c'è una causa esterna, quindi non c'è autonomia della volontà. Autonomo vuol dire che io, come dire, la mia volontà è determinata solo da me stesso. E non c'è intervento, appunto, di nient'altro. Quindi da questo punto di vista, come dire, la morale presuppone la libertà. E questa è una cosa molto chiara da capire. Per Kant, se non c'è la libertà, noi non possiamo essere degli enti, cioè non possiamo considerarci. Cioè, non è possibile la morale. Quindi, per esempio, nel caso della legittima difesa o tutti questi discorsi qua, in cui non si ha altra scelta e si fanno cose, come per esempio uccidere, in quel caso, chiaramente, se non c'è il presupposto della libertà, cade il problema proprio della morale. Così come quando devi scegliere se salvare la vita di un uomo piuttosto che di un altro, perché sei costretto. Il fatto che purtroppo uno dei due debba perdere la vita, e come dire, certo, se ci fosse la possibilità di salvarli entrambi, ecco, Kant direbbe fai quello. Ma se noi partiamo già dal presupposto che non puoi farlo, non c'è la libertà. Quindi manca il presupposto. E poi ci vogliono le leggi morali perché ci sia la morale. Kant le leggi morali le dà per scontato, cioè lui le considera come un assunto, un fatto della ragione.
Non sente la necessità di dimostrarle, le considera come dei principi, intendendo in senso aristotelico. Ma poi in generale, cioè, il principio è una cosa che è certa, da cui si parte e poi si derivano delle altre cose, e quindi la libertà. Cioè, le leggi morali non derivano dalla libertà, ma la libertà dalle leggi morali. Se devi, allora puoi. Puoi farlo perché devi. Quindi sei libero. Però se ti trovi in una situazione così che non, in cui ti è letteralmente possibile, allora non sei libero. E però lì cade completamente il discorso del dovere a quel punto. Capite che però da questo punto di vista, come dire, la facoltà inferiore del desiderare non è una cosa che ci rende più liberi. Però, in tutto il discorso, per questa è la cosa, diciamo, particolare, Kant di fatto arriva a dire che c'è anche una facoltà superiore del desiderare. Lui distingue queste due cose. E questo è il tema che io ho notato nella buona parte dei filosofi, per cui a un certo punto non si riesce a rigettare totalmente il desiderio e dire che il desiderio non, cioè, superare quella dimensione lì dicendo: ah, il desiderio sono solo pulsioni, qualcosa di da schiacciare, poi comunque che ci rende, diciamo, non liberi o cose del genere. Alla fine tutti giungono alla conclusione che non se ne esce dal desiderio, che bisogna passare attraverso il desiderio, ma non è quel desiderio quello che ci libererà, tra virgolette, ma un desiderio, tra virgolette, più elevato. Bisogna elevare il desiderio. E così Kant parla di facoltà superiore del desiderare. E con Kant ha inizio quella che poi in una certa letteratura, molto vicina a certi autori, tra cui anche il Marchese di Sade, tra l'altro, la psicanalisi e tutte quelle tematiche lì, verrà chiamato il desiderio puro. Che cos'è il desiderio puro? La nozione di desiderio di una forma, un pensiero, no? Per cui si incomincia a pensare un desiderio che non è affetto patologicamente, il desiderio senza le emozioni e i sentimenti, il desiderio freddo. È quasi assurdo questa nozione, ma di fatto in Kant le cose stanno così. Così come c'è la ragion pura, così c'è anche teoretica, c'è la ragion pura pratica, però c'è anche la facoltà superiore del desiderare, che è anche quello. Desiderio puro, puro in quel senso, proprio in quel senso lì, quello che intende dire normalmente Kant con la parola puro. Quello, il desiderio puro, le désir pur. Nella critica del giudizio, appunto, lui distingue tre facoltà del, cioè abbiamo la facoltà del desiderare, dell'intelletto e poi del conoscere. Poi ci sono varie cose. Ok, questa è, diciamo, la teoria di Kant e il desiderio. Nella prossima puntata, se vabbè, io in realtà un giorno o l'altro vorrei tornare a parlare di Lenin, non so quando lo farò, e poi magari ritornare anche a parlare di cose, tematiche tipo, più sulla tecnologia, queste robe qua, che da un po' che non si trattano questi temi. Comunque non finirà qua con il tema del desiderio. Se vi interessano queste puntate, o se vi interessa questo argomento, proprio fatemelo sapere nei commenti. Se mi state seguendo su YouTube, metterò vari link in descrizione con i canali social. Se volete sostenere questo canale, ci sono donazioni, PayPal, quella roba lì. Potete comprare e acquistare libri tramite il link in descrizione che trovate nei video YouTube piuttosto che sul mio blog. Sicuramente La critica della ragion pratica, quello è il testo principale, almeno per quanto riguarda questo video, per approfondire, diciamo, questo tema. Poi
ovviamente c'è tutta una letteratura sul desiderio puro, però quella è più problematica da trovare perché dovreste, cioè che non la trovate tanto, cioè, ci sono certi autori francesi, ma discorso complesso. Se siete interessati alle mie attività in particolare, andate sul sito www.tecnofilosofi.com perché lì metterò tutto quello che io faccio, coi collegamenti al blog, coi collegamenti ai vari link, con tutti i progetti nel futuro. Sapete che quello diventerà quel tecnofilosofi.com. Tecnofilosofi, mettetevelo che sta come dominio, quello là trovate tutto. Ci vediamo alla prossima puntata.